Una corsa unica nel suo genere, bella, interessante e soprattutto difficile da decifrare. Buonasera da Capodarco di Fermo, per questo 51esimo Gran Premio Capodarco, Comunità di Capodarco, la corsa per la solidarietà, organizzata dal gruppo ciclistico Capodarco, Comunità di Capodarco e dalla SCAO FIDA, la società cicloamatori o FIDA del presidente Gianni Spaccasassi. Lo scorso anno a Capodarco vinse Nicolò Buratti con un arrivo davvero molto bello. Braccio al cielo il suo. Quest'anno è difficile capire chi potrà vincere il 51esimo Gran Premio Capodarco, però al via vi possiamo dire che ci sono 36 formazioni, 11 delle quali sono straniere. Ci sono anche tre corridori marchigiani che vanno per la maggiore, come Diego Bracalente del team Colpack. Poi troviamo anche Giulio Pellizzari, il corridore che è stato convocato dal CT Amadori anche per il Tour dell'Avenir, il corridore, dicevamo, di Camerino, che vuole fare bene in questa manifestazione della Green Project Bardiani CSF. E poi c'è il velocista Anthony Silenzi, al suo primo anno da dilettante, soprattutto per quanto concerne i traguardi volanti tra Fermo e Porto San Giorgio. Ma adesso ci fermiamo un attimo, sentiamo naturalmente le prime interviste realizzate al momento della presentazione delle squadre. Gino Sabatini, presidente della Camera di Commercio delle Marche, Paolo Calcinaro, sindaco di Fermo, Gaetano Gazzoli, l'organizzatore. Siamo alle fasi che precedono questo 51esimo Gran Premio Capodarco, Comunità di Capodarco. È sempre una bella emozione. È un'emozione enorme, bellissima, grazie a lui e a tutta la sua squadra, perché da volontari hanno organizzato una manifestazione riconosciuta a livello europeo. La Camera di Commercio quest'anno è voluta essere al loro fianco, è un primo passo per far sì che il mondo dello sport diventi anche un'attrattiva turistica per le Marche. Noi ci crediamo fortemente, con il presidente Acquaroli ne abbiamo parlato spesso, con l'amico Marco Bruschini dell'ATIM ne abbiamo parlato, stiamo organizzando delle idee importanti sul ciclismo e oggi qui a Capodarco ci dà la possibilità di unire anche altri territori, perché ho notato squadre che vengono anche da non fuori dall'Italia, perciò è importante anche far conoscere questo territorio. Grazie a lui, grazie al sindaco Calcinaro, a tutti quanti gli organizzatori e ai volontari che mettono anima e cuore all'interno di questa manifestazione. Sentiamo anche il sindaco Paolo Calcinaro, per lui è un habitué di Capodarco, un grande appassionato di ciclismo. Sindaco, allora, sempre un'emozione importante. Ma allora, Capodarco con Gaetano è un evento che parte da molto prima, no? Perché Gaetano ti aggiorna passo passo sui passi in avanti che Capodarco fa. E anche oggi abbiamo squadre di tutto il mondo, squadre development di squadre professionistiche. Insomma, è sempre una grandissima vetrina. Adesso aspettiamo il risultato, perché spesso cosa succede? Che qui arrivano tra i primi ciclisti che saranno poi delle stelle del ciclismo internazionale, e ogni volta in televisione, quando arrivano dal Giro d'Italia, Tour de France, le classiche in linea, si ricorda il Gran Premio Capodarco e quindi Fermo, no? E quindi è un refrain che sentiamo sempre e vogliamo continuare ad ascoltare. Gaetano Gazzoli. Ci ricordiamo, dice, da Capodarco, però prima di Capodarco, dice, questo ha vinto delle Marche, risponde a Capodarco, cioè quando dice le Marche dice il territorio, non dice il paesetto Capodarco. Io ringrazio la Camera di Commercio che mi affianca e ha capito la situazione. Il Comune di Fermo fa tanto per Capodarco, penso che più quello che fa di più non ci riesce sicuramente, però io li ringrazio. Si è avvicinata la Camera di Commercio, la Regione ce l'abbiamo vicina, penso che quando riescono a capire che questa è la cosa grossa, penso che anche loro, l'istituzione, ci danno una mano, perché ormai gli appassionati ne sono tanti che mi danno una mano, ma ormai non hanno più la forza, la corsa è cresciuta, sono sempre quelli. Andremo avanti insieme tutti quanti, non ti preoccupare. Grazie, questa mattina abbiamo fatto la corsa d'amatore. 253 partenti. Ma mi sembrava il Tour de France per la folla che c'era in quelli amatori. Veramente il ciclismo di Capodarco è una storia che va avanti. Speriamo che non mi fa 80 anni la gente.
175 corridori al via, 36 le compagini rappresentate, 11 quelle straniere. Presente anche Annalisa, la moglie di Fabio Casartelli, che vinse qui nel 1991 e festeggiò qui il suo compleanno e arrivò secondo nel 1992 con la maglia di campione olimpico, fresco campione olimpico, conquistata pochi giorni prima a Barcellona. Ancora presentazione delle squadre, questa è la MG KVIS Color for Peace. Andiamo adesso a sentire naturalmente gli ospiti che sono a Capodarco. Senatore Razzi, oggi a Capodarco per seguire il 51esimo Gran Premio Capodarco, non solo una gara ciclistica ma un evento solidale, una festa popolare. Sì, è vero, io sono stato alcuni anni fa quando un cugino dalla Spagna organizzava una squadra spagnola e devo dire che è una corsa molto importante, anzi meglio ancora dei professionisti, anche perché chi vince a Capodarco c'ha la licenza per passare professionista. Anche ho visto l'ultima rampa, che veramente io l'ho fatta a piedi e cadevo, non riuscivo a salire, e io non so come fanno questi ragazzi a fare quella bella salita. Faccio i complimenti agli organizzatori, perché da 51 anni riescono a portare, è veramente nominato in tutto il mondo Capodarco, perché ci sono quasi 180 partecipanti, e questo è un record, perché il massimo sembra che arriva a 178. 176, allora vuol dire che ha superato qualcuno magari, e questo è molto importante, perché la gente corrisponde, il paese corrisponde, e anche viva l'amministrazione che riesce a mantenere questa grande manifestazione. Alberto Maria Scarfini, assessore allo sport del Comune di Fermo, ci siamo, sta per prendere il via questo 51esimo Gran Premio Capodarco. Comunità di Capodarco, quante emozioni? Tante, più di mezzo secolo di grandi emozioni, di grande ciclismo, di talenti che trovano la loro strada verso il professionismo, e grazie alla grande organizzazione che Dano Gazzoli, a tutto il suo staff, e quindi noi come amministrazione dobbiamo e ci siamo star vicino al Gran Premio di Capodarco di Fermo, perché promuove il grande territorio che è il fermano, un meraviglioso fazzoletto di terra che dobbiamo tutti insieme, anche grazie allo sport, portare avanti. Lo hai citato e se subito materializzato, Gaetano Gazzoli. Niente, bisogna, anche l'assessore dello sport, bisogna stargli vicino, perché lui ci sta vicino come sportivo a Capodarco. Come ho detto prima, il comune fa tanto, più di quello non può fare. Speriamo, dai, abbiamo intervistato la Camera di Commercio, ha detto che fa di più di quello che ha fatto, penso che l'istituzione si avvicina, così il comune di Fermo più di quello non me dà. Gaetano è un grande, la passione che ha, noi ci sentiamo spessissimo per far sì che questa manifestazione vada avanti alla grande, ma il merito è suo, è veramente un grande che ama il suo territorio, oltre ad amare il ciclismo, ama veramente il fermano. Grazie a Gaetano Gazzoli. Commissario tecnico della Nazionale Italiana Marino Amadori, oggi a Capodarco per seguire il 51esimo Gran Premio Capodarco e per stilare poi alla fine le convocazioni per il Tour dell'Avenir. Ancora qualche dubbio? Oramai gli azzurri ci sono. Beh, sicuramente oggi sono qui a questa gara, gli azzurri che sicuramente saranno partecipi a questo Tour dell'Avenir. No, abbiamo quasi definito, però oggi sicuramente in un percorso del genere, una giornata così con questo lotto di partenti, può essere l'ultima scrematura per i convocati che partiranno poi in settimana per il Tour dell'Avenir. Ecco, quali sono le ambizioni in Francia? Le ambizioni in Francia sono alte come sempre, innanzitutto provare a vincere anche qualche tappa e poi per la classifica. Pensate che è da 50 anni che se non ci vinci il Tour dell'Avenir, l'ultimo l'ha vinto Baron Kerry nel 73, quindi penso abbiamo fatto dei secondi, dei terzi, ma non vincere. Quest'anno ci riproviamo, no? Penso di avere alcuni elementi molto importanti e speriamo di fare bene. Gaetano Gazzoli, la presenza del commissario tecnico ti inorgoglisce? Specialmente per prendere i corridori per portarli al Tour dell'Avenir. Questa volta il Tour dell'Avenir non ci ha tradito Capodarco, perché prima era sempre il giorno dopo di Capodarco e qualche squadra dava forfè. Adesso è il 20 e grazie a Amadori che qui a Capodarco può scegliere il cavallo vincente di qualche tappa al Tour dell'Avenir.
Ci siamo spostati al monumento che ricorda proprio Fabio Casartelli, tra poco la partenza non ufficiale, quella che porterà i corridori alla cantina Mini Santa Liberata, dove ci sarà la partenza ufficiale per quanto riguarda questa manifestazione. Abbiamo detto naturalmente di una gara unica nel suo genere, ma prima ascoltiamo il presidente del CONI regionale Fabio Luna e il consigliere regionale Marco Marinangeli. Presidente regionale CONI Marche, oggi a Capodarco non può mancare un grande appassionato, è un ex ciclista, Capodarco è sempre un richiamo importante. Direi proprio di sì, di là che oramai è divenuto un appuntamento tra i più importanti del panorama sportivo marchigiano, non solamente del ciclismo ma in generale. Per quanto riguarda il ciclismo è sicuramente la gara numero uno per quanto riguarda i dilettanti, al di là dei grandi appuntamenti che ci abbiamo nella nostra regione tipo Tirreno Adriatico e Giro d'Italia, ma poi ritorno un po' anche alla tua domanda, quando ritorno qui mi fa un po' tornare indietro di qualche anno, quando ero un tantino più giovincello e per due anni o tre, non neanche ricordo, l'ho corsa pure io questa gara. Quella volta non era così famosa, non era neanche per dilettanti di prima, ma era per dilettanti juniores, però quando vengo qui mi fa tornare veramente indietro e posso anche dire che un tantino di emozione viene. Un tantino di più di quella che normalmente viene quando si partecipa a grandi eventi sportivi. Chiudo, permettimi di ringraziare veramente a tutti gli amici di Capodarco che nonostante le difficoltà che si vivono oggi per organizzare grandi eventi riescono a portare avanti una competizione come questa che è veramente tanta roba per il mondo dello sport. Veramente un abbraccio a tutti coloro che si impegnano perché fanno grande sì il ciclismo ma fanno grande lo sport in senso generale, accontentando tutti quelle migliaia di appassionati che nella nostra regione veramente amano il ciclismo. Grazie e buon divertimento a tutti. Marco Marinangeli, consigliere regionale, è stato uno dei consiglieri più vicini all'organizzazione di questo 51esimo Gran Premio Capodarco, lo dice sempre Gaetano Gazzoli, senza Marco sarebbe stato difficile, ci siamo pronti per la partenza. Gaetano Gazzoli è troppo buono, a parte questo la nostra vicinanza come regione sia fisicamente che finanziariamente è la conseguenza di un lavoro di qualità che Gaetano Gazzoli con tutto il suo staff sta facendo da 50 e oltre anni. La manifestazione che cresce sempre più qualità, quindi una giornata questa sarà di grande festa, di un evento sportivo di un livello altissimo, perché sappiamo poi tutte quante le conseguenze di chi vince questo Gran Premio a livello internazionale, poi c'è una crescita e ce lo dicono ormai i fatti, i dati. È un momento di grande solidarietà perché la comunità di Don Vinicio è presente a questa manifestazione e quindi un grande momento di aggregazione per non solo Capodarco, non solo per il Fermano, ma per la Regione Marche, perché questa manifestazione sta rappresentando ormai da anni una manifestazione, un evento di grande promozione turistica. Stiamo per muoverci con i 175 corridori al via, Don Vinicio Albanese, Monsignor Vinicio Albanese è pronto con la bandierina a scacchi, ci muoviamo, abbiamo detto dei tre corridori marchigiani più rappresentativi, parliamo anche delle formazioni marchigiane che sono al via in questa manifestazione, abbiamo detto unica nel suo genere, parliamo dei calzaturieri Montegranaro, squadra oramai storica, così come è una bella squadra la VPM Moretti SCS e la D'Amico Untuls. Muoviamo adesso verso la ricerca del chilometro zero con i 175 corridori, tra poco la partenza, poi i primi 50 chilometri tra Lido di Fermo e Porto San Giorgio per i cacciatori di traguardi volanti e poi inizieremo a salire verso Capodarco con le ascese verso il Gran Premio della Montagna Fabio Casartelli e gli ultimi due giri per quanto riguarda il muro, sempre pronto a fare la differenza. Qui siamo con i tamburellisti di Otranto che danno la loro festa qui allo stand Marziali, dove naturalmente in molti si sono fermati per consumare fugacemente un pranzo prima di assistere a quello che è il Gran Premio. Un Gran Premio che lo scorso anno è stato vinto da Buratti, ma che quest'anno è molto molto incerto. Un ringraziamento agli organizzatori, vogliono farlo alla Regione Marche, presente con il consigliere Marco Marinangeli, arriverà tra poco anche il presidente Francesco Acquaroli. Un ringraziamento agli organizzatori, vogliono farli anche al Comune di Fermo, al Comune di Porto San Giorgio, alla Camera di Commercio e a tutti coloro che sono stati vicini a questo tipo di manifestazione non solo sportiva ma anche solidale. Adesso si parte dalla cantina Mini Santa Liberata.
abbiamo raggiunto quello che è il chilometro zero e ci muoviamo sulla statale 16 Adriatica tra Rido di Fermo e Porto San Giorgio per i cacciatori di traguardi volanti. È arrivato il momento della partenza ufficiale dei 175 corridori, 36 le compagini, 11 le squadre straniere, quasi tutto il mondo oggi a Capodarco è rappresentato con corridori che vogliono davvero fare bene. Vediamo Anthony Silenzi nelle prime posizioni del gruppo con la maglia della MG KVIS Color for Peace. Siamo agli attimi della partenza, questo è lo splendido lungomare di Porto San Giorgio e Lido di Fermo che vede sfrecciare i corridori. Ancora Anthony Silenzi nelle prime posizioni, vediamo, si tenta una fuga in questo avvio nel tratto pianeggiante, vediamo la tanta gente che ha lasciato la spiaggia e sono davvero in tanti, il colpo d'occhio è davvero molto bello, che hanno lasciato la spiaggia per andare sul tracciato di gara per vedere all'opera i ciclisti in questa gara unica, l'unica gara internazionale delle Marche che oggi vuole regalare un grande spettacolo a tutti i presenti per quanto riguarda il ciclismo che conta questo mondiale d'agosto per Under 23. La presenza del commissario tecnico Marino Amadori neanche la chiara sequenza, ovvero sì, Amadori vuole togliersi gli ultimi dubbi per le convocazioni al Tour dell'Avenire. Oggi non è voluto mancare qui a Capodarco, guardate la gente, qualcuno lo dice in dialetto toscano, noi possiamo dire mamma mia quanta gente c'è oggi sul lungomare tra Porto San Giorgio e il Lido di Fermo che lascia le spiagge e si reca sul tracciato di gara a gustarsi questo 51esimo Gran Premio Capodarco, Comunità di Capodarco. Sarebbero stati 52 se non ci fosse stato il Covid, ma va bene così. Capodarco è sempre un richiamo davvero molto importante, anche i tifosi più giovani del ciclismo inquadrati dalle nostre telecamere, qualcuno surfa in mare e naturalmente lo spettacolo unito a quello che è il divertimento in spiaggia. Intanto due corridori sono davanti, vediamo Bernardo Angiolini della Gragnano e poi dietro il un altro corridore, i due si sono avvantaggiati alla ricerca della vittoria dei traguardi volanti e vediamo naturalmente che questi due corridori hanno preso un po' di spazio tra Lido di Fermo e Porto San Giorgio per andare a conquistare i passaggi al traguardo volante, che non è mai un qualcosa di poco importante, perché ricordiamo qui nel 2014 sul traguardo volante vinse la maglia arancione in quell'occasione un certo Fernando Gaviria, che pochi mesi dopo nel Giro d'Argentina riuscì a battere due volte consecutivamente il miglior velocista del mondo, ovvero sia Mark Cavendish, e poi approdato al professionismo grazie anche alle prove in volata ottenute a Capodarco. Questo è il gruppo alle spalle dei due al comando, uno abbiamo detto è Bernardo Angiolini della Gragnano, dorsale 117, questo è il gruppo che insegue a non tanta distanza dalle due unità al comando qui nel tratto tra Porto San Giorgio e Lido di Fermo, dedito ai cacciatori di traguardi volanti. Ancora belle immagini che ci arrivano dall'elicottero, questo del porto di Porto San Giorgio, immagini davvero stupende per quanto riguarda un panorama che solo noi possiamo goderci giornalmente, quello del Fermano incastonato tra le colline e il mare, che sono davvero qualcosa di molto molto bello. Il gruppo che gira in questo istante, gruppo molto allungato in questo tratto pianeggiante del 51esimo Gran Premio Capodarco, Comunità di Capodarco, l'unica gara internazionale, abbiamo detto, delle Marche. Eccole il gruppo che occupa tutta la sede stradale. Siamo sempre nel tratto pianeggiante, i veri fuochi artificiali li vedremo quando andremo in salita, ma vedete ancora che la gente lascia la spiaggia per andare sul lungomare per gustarsi la magia del Gran Premio Capodarco. Qui provano una fuga alcuni corridori, hanno un vantaggio di una cinquantina di metri rispetto al gruppo che però non lascia spazio nemmeno ai cacciatori di traguardi volanti. Ricordiamo che il vincitore dei traguardi volanti dovrà assolutamente portare a termine la gara. Intanto Gaetano Gazzoli ringrazia il pubblico presente, dicevamo, dovrà portare a termine la gara da regolamento per guadagnarsi la sua maglia di leader, altrimenti si scalerà la classifica per andare a vedere chi sarà il vincitore dei traguardi volanti. Lasciamo il mare, la spiaggia e saliamo per la prima volta verso Capodarco con il gruppo compatto al primo passaggio. Avremo percorso 62 chilometri e vedremo quello che accadrà
siamo verso Capodarco per il primo passaggio al monumento Fabio Casartelli, che non è valido come Gran Premio della Montagna, il muro, ma questo è il muro di ringraziamenti da parte degli organizzatori. Ci lanciamo verso Capodarco, qualcuno scatta, qualcuno prova a guadagnare spazio, intanto lo spettacolo delle Miss al seguito come sempre del Gran Premio Capodarco, ormai una prerogativa assoluta quella voluta da Gaetano Gazzoli. Ancora da Otranto arrivano i suoni e la musica che accompagna la pedalata dei corridori. Attraversiamo lo stand Marziali dove questa mattina si è concluso il 23° Gran Premio Capodarco per amatori e saliamo per la prima volta verso Capodarco al monumento dedicato al ricordo di Fabio Casartelli. Eccolo il gruppo che sale, gruppo compatto, abbiamo detto 175 corridori al via, 36 le compagini rappresentate, di cui 11 straniere. Gruppo che transita in questo istante al monumento dello stand Giuliano Marziali. Questa è la comunità di Capodarco ripresa dall'alto, intanto ci sono delle schermaglie in testa al gruppo, qualcuno prova a fuoriuscire prima del passaggio, vediamo se ci riuscirà. Siamo a 7 giri dal termine, primo passaggio, gruppo compatto al Gran Premio della Montagna Fabio Casartelli, compatto ma molto allungato, segno evidente che l'andatura dopo il tratto pianeggiante è notevolmente cambiata per quanto riguarda i 175 atleti che stanno percorrendo con la voglia di poterlo vincere o di essere protagonisti questa corsa unica, bella, entusiasmante che è il Gran Premio Capodarco, comunità di Capodarco. Siamo a 5 giri dal termine, è nata una fuga di 8 corridori, li facciamo transitare e poi vi andiamo ad elencare la situazione. Troviamo 8 uomini al comando, si tratta del belga Michael Lambert della Bingol WB Devo Team, poi troviamo il danese Anders Foldager della BS Carrera, per la General Store SG troviamo Filippo D'Aiuto, poi per la Israel Premier Tech Academy lo statunitense Cole Kessler, per quanto riguarda la Sias Rimer il vincitore di Poggiana del Gran Premio Sportivi di Poggiana Nicolò Pettitti, poi per il team Colpack Ballan Matteo Ambrosini, per la Tirol KTM Cycling Team Marco Schrett austriaco e poi troviamo anche l'italiano della Opla Petroli Firenze Alfio Andrea Bruno, 8 uomini al comando, questa è la situazione. Torniamo alla Gran Premio della Montagna, siamo a 3 giri dal termine, sempre gli 8 al comando, dietro hanno provato ad inseguire gli 8 al comando Zamperini, poi l'austriaco Rosner, il francese Brugu e anche Iacomoni che è stato molto attivo anche nel tratto pianeggiante senza però riuscirci. La Zalf prova a chiudere perché non ha nessun uomo nella fuga, vediamo anche le altre maglie che vanno a caratterizzare il Gran Premio Capodarco, ma c'è questa fuga a 8 davvero molto interessante, composta dal belga Lambert, dal danese Foldager, dallo statunitense Kessler, poi troviamo Pettitti, l'austriaco Marco Schlett, siamo a 2 giri dal termine, gli italiani Ambrosino, Andrea Bruno e troviamo anche Pettitti, abbiamo detto. Attenzione, siamo a un passaggio dal muro con gli 8 al comando, dietro provano ad inseguire ma non è facile poter rientrare, adesso si è lanciato all'inseguimento degli 8 al comando Iacomoni che prova a rientrare sulla testa della corsa, Federico Iacomoni. Eccolo il portacolori della Sias Rime che prova a rientrare sulla testa della corsa, dorsale per lui 59, arrivano altri atleti alle spalle degli uomini al comando che alla prossima tornata andranno ad affrontare il muro per la prima volta, muro che è una sentenza, quello che naturalmente può sparigliare il campo, vedremo il passaggio al muro cosa ci potrà dire per quanto riguarda questo 51° Gran Premio Capodarco, comunità di Capodarco. 8 uomini al comando, sono il belga Lambert, il danese Foldager, poi troviamo Filippo D'Aiuto della General Store, lo statunitense Kessler, poi troviamo per la Sias Rime Nicolò Pettitti, poi troviamo per il team Colpack Ballan Matteo Ambrosini, per la Tirol KTM Cycling Team Marco Schrett l'austriaco e per la Opla Petroli Firenze troviamo Andrea Alfio Bruno. Eccoli gli 8 al comando inseguiti da Iacomoni che sta guadagnando rispetto agli 8 al comando e cercherà naturalmente di accodarsi per dare una mano anche a Nicolò Pettitti, vincitore abbiamo detto 3 giorni fa del Gran Premio Sportivi di Poggiana. Saliamo verso Capodarco, prima del muro, primo passaggio al muro con gli 8 uomini al comando.
li vediamo darsi cambi regolari, hanno caratterizzato e monopolizzato la corsa fin dall'avvio e adesso stanno raccogliendo. Ci avviciniamo al primo passaggio al muro di Capodarco, 8 al comando, vediamo se Iacomoni riesce a rientrare. Oh, è già rientrato, sono in 9, è rientrato anche Federico Iacomoni, 9 al comando. E guardate la gente, quanta gente sul muro di Capodarco a sancire il connubio tra questa corsa e tra i tifosi non solo del ciclismo ma dello sport in generale. Le miss al passaggio in questo momento, tra poco toccherà i corridori che si avvicineranno a quello che è il suono della campana. L'inquadratura per Giampiero Bonin, l'organizzatore del Gran Premio Sportivi di Poggiana, che non manca mai a Capodarco. Ancora grazie da parte di Gaetano Gazzoli a tutto il pubblico presente. La lavagna di Gaetano Gazzoli si alza al cielo per ringraziare la moto guidata da Laura Hoffman. Ci avviciniamo al passaggio per i 9 uomini al comando. Ricordiamo il belga Lambert, il danese Foldager, lo statunitense Kessler, poi troviamo Filippo D'Aiuto, Nicolò Petitti, Federico Iacomoni per il team Corpac Ballan, Matteo Ambrosini, poi Schrecht per quanto riguarda la Tirol KTM Cycling Team e Andrea Alfio Bruno. Saliamo per la prima volta sul muro di Capodarco con i 9 uomini al comando. Eccoli al passaggio tra un mare di folla che ci ricorda le salite epiche del Tour de France, del Giro d'Italia. In questo momento 9 uomini pronti a giocarsi il Gran Premio Capodarco. Dietro naturalmente non sono lontani, ma è chiaro che in 9 davanti con cambi regolari tutto può accadere. Vedremo quello che potrà succedere in questa gara, poi naturalmente andremo ad analizzare anche i 9 al comando. Ad esempio, mentre stiamo passando sul muro, attendiamo il passaggio al suono della campana prima di fare il punto della situazione. Bah, guardate quanta gente a Capodarco. Questa è una festa in nome del ciclismo, in nome della solidarietà, in nome di tante altre cose, ma a Capodarco il ciclismo è sempre qualcosa di importante e unico. Dietro inseguono in 4 che adesso affrontano il muro, sono in 4 ad inseguire la testa della corsa, le maglie della BS Carrera, poi gli altri non sono distanti ma nemmeno poco. Davanti col numero 12 a fare l'andatura è Francesco Galimberti della BS Carrera. In questo momento passaggio al muro di Capodarco anche per loro prima del suono della campana. Quartetto alle spalle dei 9 uomini alla comando guidato da Galimberti, sale il numero 12 della BS Carrera. Poi abbiamo visto anche Raffaele Mosca della Continental Cycling, salgono anche gli altri. In questo momento la fatica si fa sentire, gara che si disputa sulla distanza di 180 km senza respiro, soprattutto nella seconda parte. Vediamo che qualcuno arranca davvero. Ancora il muro, ancora altri corridori che salgono verso il suono quasi liberatorio della campana. Davanti troviamo 9 corridori, 4 ad inseguire guidati da Galimberti e poi tutti gli altri, ma in gara ne sono rimasti tantissimi. Vediamo anche le maglie della Zalf, la vera sconfitta fino a questo momento di oggi. Zalf che ha sempre fatto benissimo a Capodarco, oggi ha perso il treno della fuga degli 8, poi diventati 9 e adesso sta pagando. Ancora corridori che transitano sul muro di Capodarco al penultimo passaggio. Sono davvero in tanti rimasti in gara nonostante il gran caldo, nonostante le emozioni vissute. Ricordiamo la situazione: 9 uomini al comando, siamo vicinissimi. Naturalmente qualcuno non riesce a salire e viene aiutato, forse ha avuto qualche problema meccanico e infatti mette piede a terra, poi risale in bici, ci prova. È un portacolori della Opla Petroli Firenze che transita in questo momento, è il dorsale 123 che ha accusato qualche problema. Marco Manenti, arriva anche il gruppo, ancora le maglie della Zalfa all'interno del plotone.